sensazione realistica, concreta, di un mondo arcaico che prevedeva il contatto con i simboli, l'energia della materia, della vegetazione, del mondo animale, del mondo stellare, un mondo arcaico che si relazionava con le potenze divine, che rispettava le leggi karmiche, che alludeva a forze e autorità sempre superiori a quelle del nostro ego, che ci fa sentire la gnosis, grazie a questa esperienza museale, ancora più viva, ancora più realistica, ancora più concreta e, come dire, ci rassicura e ci fa percepire quanto la linea che proponiamo è esattamente una sintesi di cultura arcaica e antichissima e cultura che è all'avanguardia rispetto al tempo presente, perché noi già ci muoviamo in una cultura che condividiamo nelle nostre sezioni, che sarà la cultura che verrà in futuro. L'umanità si stuferà o verrà fatta stufare da quello che ha vissuto e quel che verrà dopo ripartirà da queste solide sensibilità panlogistiche che abbiamo visto insieme e condiviso nel museo. Quindi si esce da qui, noi usciamo da qui decisamente con un'impressione che stimola la nostra vocazione gnoseologica e ci auguriamo la stimoli anche a voi. Quindi chiudiamo dicendovi, come fa Marco Travaglio dopo i suoi interventi televisivi rispetto a Lavinio, passate parola. Domande se vi sono? Ah, perdonami, vuole completare?